a voi, perché io sono stato tanti anni in quei banchi lì, quasi 10 per la verità, quindi so bene che cosa significa provare rabbia, provare dispiacere, trovare un po' di forma, trovare materassi con i quali si sbatte, avere proposte che si ritengono valide e non sentirle ascoltate soltanto perché venivano dalla parte, tra virgolette, sbagliata dell'aula. Non esiste una parte sbagliata di quest'aula, e questo ci tengo a dirvelo come apertura di questo consiglio comunale. Noi non saremo la maggioranza dei voti di forma, noi vogliamo essere una maggioranza che testi i conti e tende mani, perché siamo una lista civica, perché l'abbiamo vissuto, perché io l'ho vissuto e so che cosa significa avere la sensazione di non essere ascoltati. Ci riprenderemo ogni volta che ci saranno attacchi strumentali, che spero non arriveranno mai, ogni volta che ci saranno provocazioni, che spero appunto non arriveranno mai, ma saremo pronti ad ascoltare con le orecchie attese ogni proposta sana che perderà dallo strato dell'aula nel supremo interesse della città. Con molti di voi ci sono rapporti personali di lunghissima data, il figlio era qui la prima volta che io ho messo piede in questa sala, lo stesso vale per Lombo, lo stesso vale per Alvaro e anche per Antonella. E credo che i rapporti umani vanno avanti rispetto a tutto il resto, con alcuni si era da costruirlo e c'è tutta la mia disponibilità a fare questo, perché vedete tanta umanità da questa parte dell'aula, spero che saprete farne tesoro e spero anche che sarà reciproco. A voi, invece, che siete il mio orgoglio, perché oggi avete il più grande onore che ogni cittadino innamorato della propria città può possedere, cioè quello di essere 20 o con 32, che ci voglia, su 67.000, che hanno l'onore di essere eletti e avere la responsabilità della guida del governo della città. Non so se avete compreso quanto grande sia, fino in fondo, l'incarico che andrete a ricoprire. Molti di voi varcano la porta di quest'aula per la prima volta e sappiate che avete sulle vostre spalle non soltanto la grande responsabilità del governo della città, ma una responsabilità ancora più grande che va nutrita e coltivata ogni giorno con dedizione, con servizio, con dignità e con umiltà, ed è la responsabilità di avere sulle nostre spalle le aspettative di una città intera. Noi abbiamo sulle nostre spalle le aspettative e le speranze dei cittadini viterbesi e dobbiamo dimostrare ogni giorno, non soltanto quando siamo seduti qui, ogni giorno quando ci svegliamo la mattina e quando andiamo a dormire la sera, di essere all'altezza. Sbaglieremo, perché sbaglieremo per ingenuità, sbaglieremo per eccesso di entusiasmo, sbaglieremo perché è la prima volta che tanti di voi varcano alla porta di quest'aula. Ma in ogni caso, quando accadrà, io sono certa che sarà in gran fede, che non ci sarà mai dolore, che non ci sarà mai colpa, che non ci sarà mai cattiveria, che non ci sarà mai pressappochismo. E voglio ricordarvi ancora una volta, e farlo dal luogo più solenne che la città possieda, che noi un gruppo, che tutti noi abbiamo un gruppo, su cui contare, a cui appoggiarsi, in ogni singolo momento di difficoltà che si andrà a provare qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, per far sì che ogni caduta, che ogni sbuccicata che ci faremo, faccia il meno male possibile, perché in una squadra dove c'è dialogo, dove c'è sincerità, dove c'è senso di comunità, questi sono valori non negoziabili, mai, in nessun momento. Noi siamo qui pro tempore, tutti noi siamo amministratori pro tempore e abbiamo un senso di esistere qua dentro, se e solo se saremo all'altezza di rispettare quelle aspettative che la città rimane in noi. Non siamo qui ad occupare degli spazi politici, queste sedi non ci servono per essere un trampolino per qualcos'altro, ma noi siamo qui a dare risposte alla città,
con abnegazione, con umiltà, con dignità e con spirito di servizio. Noi siamo a servizio di Viterbo, noi serviamo Viterbo e non ci servono cariche per farlo. E se per caso un giorno questa missione, il parziale attivo, che non accadrà certamente mai, ma è giusto che tutti noi lo sappiamo, dovesse essere inaugurata, non dovessero più esserci le condizioni, proprio perché noi non siamo qui ad occupare spazi politici, siamo qui a dare una risposta alla città, sarò io la prima a prenderne atto davanti alla città e a fare tutte le mosse conseguenti per dire a Viterbo, pensavamo di essere migliori e invece non lo eravamo. Quindi con questa consapevolezza apprestiamoci a servire Viterbo e a rispettare e essere all'altezza dell'aspettativa che i viterbesi rivolgono in noi e renderci ogni giorno orgogliosi del ruolo che ricopriamo. Alla giunta voglio dire, osservate questo luogo, portate rispetto al Consiglio Comunale, in ognuno dei suoi componenti, maggioranza o minoranza che sia, perché è stata la prima cosa che mi è stata detta quando io ho studiato qua. La giunta all'ordine del governo, all'ordine di rendere esecutivo quello che il Consiglio ci dice, ma questa è la città, voi rappresentate la città e chi ama la città ama il Consiglio Comunale e risponde ai consiglieri, siamo essi in maggioranza, siamo essi in minoranza, e ogni istanza dei consigli che viene dai consiglieri comunali è degna e merita attenzione e risposta, con buon senso da parte di tutti, certo, tanto dei consiglieri quanto della giunta, per far sì che ci sia comunque sempre un rapporto di reciproco rispetto, di reciproca stima, pur nella differenza delle opposizioni. Quindi la giunta certo risponde al sindaco, ma in primis risponde alla città, e quindi rispondendo alla città risponde al Consiglio Comunale e a ogni componente del Consiglio Comunale. Quindi abbiamo sempre cura di rappresentare e considerare ogni singolo componente di questo Consiglio. A tanti di voi che siete qui oggi, che ci avete sostenuto in questi anni, a tanti di quelli che ci seguono in streaming, perché la sala è piccola per accogliervi tutti, a chi soprattutto si è candidato a sostegno del patto civico, vedo tanti, vedo Iglio, vedo Lilla, vedo Massimo, vedo Ciccio, vedo tanti. Ecco, voi voglio dire una cosa forse ancora più importante, che siete con noi in ogni momento con questa comunità umana, non soltanto chi ha l'onore di sedere il Consiglio Comunale, ma questa comunità umana ha l'altro compito di guidare la città in un periodo molto difficile, e questo compito non lo hanno soltanto loro e anche i consiglieri dell'opposizione, ma lo abbiamo tutti, amministratori e cittadini, perché la responsabilità di risollevare una città o è condivisa o non è. È uno sforzo per noi cercare di tenere sempre tutti aggiornati, sempre tutti motivati, condividere le scelte, condividere i problemi, condividere i gruppi che tutti noi abbiamo, ma cerchiamo di fare il nostro meglio per rendervi sempre partecipi di ogni passo che si muove qua dentro. A voi che avete tentato e avete vissuto la campagna elettorale ma non siete seduti dai banchi di questo consiglio, lascio un pensiero: che nulla nella vita, a maggior ragione queste avventure, arrivano senza sacrificio. Anzi, forse il lato più perverso della politica degli ultimi anni è proprio quello di far ricordare ruoli di responsabilità e di alto profilo, facendo pensare che siamo una passeggiata, che siamo dovuti, e dando più grandi lo sminuimento della politica, ma c'è proprio dal fatto che si stanno a te forse a chi magari non ha dedicato abbastanza tempo a quella missione e quindi non ne capisce il valore, a chi non si è scontrato con domoni, a chi non ha mangiato la polvere, a chi non si è portato le mani di guerra, a chi non ha mai avuto un pavimento. Questo è il grande valore della politica di oggi, perché soltanto sporcandovi le mani di guerra e pulendo l'altro pavimento
accanto, passando anni di formazione, che non è solo una formazione tecnica sui regolamenti, sulle leggi, sul funzionamento, ma una formazione umana di teste e di cuore, di struttura che ognuno di noi deve possedere prima di avere le spalle sufficientemente larghe per sopportare il peso di questi incarichi, soltanto allora si può capire e rispettare la sacralità di questi ruoli. Quindi a chi si è messo in questa avventura e oggi non ha questo onore e questo onore di sedere in consiglio comunale, dico a voi: attendo questo percorso, attendo un percorso di passione, attendo un percorso di dedizione, attendo un percorso di sacrificio, attendo un percorso di senso di comunità, di civismo nel senso più alto del termine. E se volete farlo, se volete continuare, chi vorrà continuare a farlo a fianco a noi, deve sapere che non esiste un dentro e un fuori il palazzo, ma esiste solo una città, e quella città è Viterbo. Voglio dire due soli grazie, ce ne sarebbero un miliardo se iniziamo dalla fila di ringraziamenti, non finiamo più. Voglio dire due soli grazie. Il primo lo voglio dire alla mia famiglia,